Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di Tiny da Salto alla Rocca. Bene, sono andato a seguire la quest, finalmente vi faccio vedere dove siamo. Con questa quest qui, siamo esattamente, la mappa dov'è? Qua, sono andato da qua a qua, qua, che c'era il tipo di fuori. E adesso vediamo di finire anche questa. Ok, trova la regina. Piccolo cieco, dannazione. Mi sono appena ricordata che il prossimo combattimento non funziona senza Roland. Forse dovremmo fare una pausa finché non arriva. Basta, Roland non... Ah, ho un'idea. Il guardiano dice... Altri scarabocchi orcheschi. Dice, recuperate il cavaliere bianco. Solo lui può aprire il passaggio. Ah. E so esattamente dove si trova. Indicatore! Bene, insomma, sì. Fatemi vedere se la quest non ha modificato il... No, il... Il livello, perché non si sa mai. Vabbè, oh, qui c'è qualcosa. Ovviamente non qua. Quindi dobbiamo fare un giro astruso. Vediamo un po' che strada vuoi farmi fare. Vediamo se nella mappa c'è qualcosa. Io non ne ho idea. L'indicatore mi dice di qua. Proviamo di qua. Ma qui c'è gente nuova. Vediamo un po'. Certo che trovare un'arma un po' meno farlocona. Certo che un... Ah, salve, lei è bello bello, sa, gli ha detto mai nessuno? Eccoci qua, eccoci, ce l'abbiamo fatta. Perfetto, questi sono molto belli, sono. Ecco qui, questo è uno. Lei ha fatto un salto da panico, lo sa? Ok. Andata. Vediamo se c'è qualcosa. Ok, direi che andiamo bene. Ho cavato sabbia. Delissico. Preso. Andiamo avanti, vediamo che succede. Sono curioso. Ok, altre munizioni che servono. Se potessi usare fucile da nevrino mi piacerebbe. Però qui è molto difficile. Se lo sapevo facevo l'assaltatore. Purtroppo, Sending Blind, non so un cazzo del gioco. Oh, vedete aprire? Bisogna sempre guardare tutto quanto. Dice quello che non ha aperto a metà di schi. Vabbè, oh, salve. Allora, questo qua. Questo qua. Opla. Almeno ci siamo rifatti un po' di roba persa, no? Andiamo qua, qualcosa di buono. Perfetto. Almeno. Chi è? Questo crede qualcosa. Ah no, sono ceneri. Vari, adesso proprio anche quelli. Oh cazzo. Fatemi vedere. Sembrano verdi. Quindi in teoria dovrebbe essere gente buona. Ciao, un altro cacciatore della cripta. Anche tu qui per il mostro? Beh, sparisci. Compare solo una volta ogni 10 minuti e ci siamo prima noi. 4:20 e sport. Preparatevi, gente. Sta per comparire. Ma 10 minuti? Oh cazzo. Vabbè, ci sono io per fare qualcosa, insomma, nel senso. Ecco. Bene, gente, abbiamo l'uccisione. Cosa? Ora dobbiamo aspettare 5 minuti prima che ricompaia. Questa è davvero l'ora più oscura. Esport 4:20 tutta di corsa. Idea! Se li fai uscire dal gioco per la rabbia, potrai uccidere il mostro per conto tuo. Se ne uccidi uno in corpo a corpo, spari a un altro in testa con un fucile da cecchino e profani il cadavere del terzo, se ne andranno dalla rabbia. Ma... Ok. Vabbè, capirò come farlo, così non posso stare qui 30 anni, dai. Andiamo avanti, tanti saluti, adesso vedrò. Io andrei avanti, vediamo un po' la missione. Ovviamente non so dove cazzo andare perché non si sa un cazzo qui. Allora, vediamo il segnalino. Proviamo ad andare un attimo qua, scusate. Adesso. Aspetta, cazzi che non c'è. Dai! Ok, sei a posto. Bene. Per carità, mi da. Che cazzo è sta roba? Mi dà punti, non è che mi faccia schifo. Allora, vediamo qua cosa c'è. E poi andiamo di là. È l'unica cosa che mi viene in mente. Perfettico. Ottimo. Un po' di munizioni fa sempre comodo.
sembrerebbe che siamo addirittura di arrivo. Allora, vediamo un po'. Zona nuova. Tanta roba, però niente di tutto ciò. A meno che qua non sia qualcuno che mi possa dare qualcosa. Vediamo un po'. Esatto, c'è qualcosa. Improvvisamente vi trovate davanti il Cavaliere Bianco in tutta la sua eroica e avvenente gloria. Roland. È Roland! Oh cazzo, cosa devo fare? Ma che diavolo! Parleremo più tardi. Aiutatemi a combattere questa cosa. È proprio la sua voce, eh. E come cazzo ti aiuto a combatterla? Che io sono veloce come proprio una crema sul panettone, insomma. Ma porca vacca. Niente. Ah sì sì, lo prendo, però devo assolutamente capire. Certo, arriverò mai. Proviamo col mitra, aspettiamo di caricare. Non cadrò mai. Così va molto meglio. Quando non carica va meglio. Poi quando carica è una merda. Ok. Pratico. Ok. Missico. Alza la spada. Spada. Ah! Oh porca vacca. Vabbè, aspettate, adesso però. No, questo. Cavolo, ce la posso fare, lo sento. Caro vecchio Roland. Perfettico. Non sei all'altezza di provato. Purtroppo non ci sono riuscito. Però forse. Ce la fa! Gliel'ha data lui. E adesso c'è il drago viola. Mi fa piacere. Per carità, facci critici. Però questo magari è più lento, si fa meglio. Batti bene. Ma che è meglio, Roland. Vabbè. Ok, questo si è preso tutto in faccia. Questo è facile, quello di prima era un casino farlo. Cioè, farcelo. Ok. Allè. Bella uccisione. Oh cavoli. Ce l'abbiamo faccionata. Questo è stato facilissimo. Gli altri sono stati l'incubo. No, no, è stato, ci casco più, grazie. Ok. E adesso? Piccoletto, sei il migliore. Ti devo un favore. Non può essere sano. Hai combattuto bene, ragazza. Sarei onorato di unirmi alla vostra missione. Roland non parla mica così. Infatti. Lo fa quando gli do la voce io, bello. Sì, di sicuro. Ora andiamo. Tu stai con me? Oh, beh, una cosa positiva, no? Ogni tanto almeno un aiuto fa bene. Ok. Ero impossibile alla ricerca della regina prima che qualcuno lo bruciasse. Colpa mia! Ok, seguiamo. Allora, chi è questa regina? Chi stiamo cercando? È in assoluto la più bellissimissima donna della storia. Il nanetto avrebbe gambe per giorni. Ah. Wow, risposta inutile. Tina. Tina. Scusa, stavo pensando a quelle gambe. Ma vabbè. Oh, un po' di munizioni, benissimo. Andiamo pure. Roland, mi stai dando troppo veloce, eh? Insomma. Dammi un attico, Andiamo un po'. Mamma mia come corre. Carità, devo andare di qua, Ok. Perfettico. Ah, il Cavaliere Bianco. Mettiti qui e solleva la spada, messere. Ok. Possiamo andare avanti.
La strada verso l'albero della vita si è aperta. Forse ci troveremo la regina. Ah, che bello. Vedevo l'ora. Un attico. Oddio, non sono che un umile mercante. Ecco le mie merci. Questa la vendo, tanto non serve a niente. Ho delle ottime abilità. Ok. Un vecchio addio. Sì. Cerchi un guaritore? Sei nel posto giusto. Che bello, non vedevo l'ora. Ok, andiamo a vedere se c'è qualcosa, ma dubito a sto punto. Da un po' di funzioni. Non mi servono. Ok, finalmente possiamo fare la cresta. Speriamo bene. Vediamo come va. Carichiamo, per amor di Dio. E siamo a postolo. Ronald è là. Vai, vai, grande. Chi è? No, questi qui che si teletrasporticano. Salve! Ronald poteva anche darmi una mano, insomma. Non è che mi facesse schifo. Ok. E niente. Oh sì! Finalmente! Un po' di iridio. Dai! Dai, non so non cosa voglio dire, però insomma, dai. Questo ammazzarlo è difficile, lo dico. Niente, non ce la faccio, quindi vado via. Tanto non è importante. Cosa ho preso, non so dove ci guardo. E andiamo da Roland. Vediamo cosa ci dice, Sono curioso, lo. Accidenti. Non è che questo mi sta ancora seguendo. Ok. Un'altra sabbia. Madonna, ma quanto corre, Roman? Si potrà lasciare così? Vitality Grove. Qui è radicato per la prima volta l'albero della vita, che ospita tutta la magia buona e naturale del mondo. La regina deve essere venuta per annullare la maledizione dello stregone. La regina... non è qui. Le scritte dicono che potremmo annullare la maledizione noi con un semplice rituale. Datemi i frutti sanguigni. Toglieremo la maledizione e poi troveremo la regina. Allora, io sto facendo questa missione che è di livello 5. Le altre sono di livello 6, quindi sono molto più difficili di questa. Vabbè. Vediamo. Come farmi. Ah. Dei dell'antica magia, datemi la forza per annullare l'orribile maledizione lanciata dal bello, intelligente e super fantastico stregone. Oh, merda. Fantasma! Buia! Jack. Sono il bello stregone. Ho rapito la vostra regina più o meno 3 ore fa. E c'è nella mia torre. Grazie per avermi invitato a evocare il re fantasma, però. Prego, prego, piacere. Divertitevi a crepare. Sì, grazie, proprio. Era proprio quello che volevo sentire. Il custode era in realtà il bello stregone travestito. Colpo di scena! Ma porca di quella vacca. Cosa? Ah!
Oddio, ce l'ho dato. Mamma mia, che palle. Pure il duro adesso. Doveva arrivare. Perfetto. Mi fa piacere. Ah, ma guarda te. Certo. Oddio, una volta tanto quella kill l'ho presa. Ok. E niente, un altro? Dai, mi sembra giusto, dai. Crono, re Titano, mi sembra giusto. Il padre di Zeus. Ok. Oh, porca troia. Ovviamente non lo prendo. Eh no, vaffanculo Roland di merda. Ma guarda te che stronzo che sei. E niente, sarà divertente farla questo livello. Ok, non corre. Vediamo se riesco a prendere un po' di qualcosa. Ovviamente non ho preso un cazzo. Questo lo vorrei prendere, grazie. Che miserica. Allora, prima che disponi tutto, vorrei prendere... Ok. E crono. Niente. Ce l'ha fatta. Non so chi sto prendendo. Non sto prendendo un cazzo di nessuno. Perfetto. E niente, lo faremo al prossimo episodio. Cerco di ritornarci con calma, perché è veramente frenetico. Con il cecchino è impossibile giocare questo, con questo capitolo qua, perché è troppo... Non ci dà il tempo di fare, di cecchinare dalla distanza, ma tutto corpo a corpo, quasi tutto da distanza ravvicinata, quindi sono molto penalizzato non sapendolo, purtroppo è così. Vabbè ragazzi, io direi che ci possiamo fermare qui per questo video, è tutto. Vi invito come solito, lasciate un commento se vi piace, fammi sapere cosa ne pensate, potete sapere solo da Shiva. Ciao ciao.